Torino-Inter, all'ora di pranzo, buon divertimento e buon appetito da Riccardo Trevisani. E Lele Adani. C'è grande calcio in primo piano oggi all'Olimpia. Inter, se ho capito bene, dunque Icardi ha scelto il campo dove l'Inter sta. Già, azione regolare, scappa via Candreva, attenzione in area di rigore, Candreva passa su Moretti, Candreva ancora, tocca Moretti in calcio d'angolo, bravo a non commettere fallo, buona palla. Ljajic, chiede palla a Iago Falche, l'ha visto Ljajic, prova a premiarlo alla Insigne Callejon, ma non arriva il pallone. Una palla di una qualità incredibile, chiede scusa per la per gli errori di quanti, 20 centimetri, guarda il taglio di Iago, guarda, 20 centimetri, la giocata è meravigliosa, bella giocata. Oltretutto la traiettoria. Per controllare il tocco di Nkulu, che era con il petto e non con la mano, si va. Cross in area di rigore, deviato, poi prova a girare Icardi e Sirigu fa una parata mostruosa per mettere la palla in calcio d'angolo. Faccia di Icardi che dice tutto. Sono sempre le solite, quando Icardi non va verso la palla verso Icardi che la ferma e poi Ljajic calcia. Così è, Ljajic a giro, troppo corpo sul pallone e la palla va alta. Arriva il cross nell'area verso Perisic che si arrampica e pizzica la traversa, diventano tre palle gol in 20 minuti per l'Inter. Icardi, Candreva e Perisic, ma il punteggio è 0-0. Salto da pallavolista che schiaccia dalla, dai tre metri. Va Candreva potentissimo, Sirigu alza la mano ma non tocca, è rimessa dal fondo. Ha colpito in pieno uno steward. Ancora Inter con Perisic al cross, Icardi, la torre per Miranda! Che se ho visto bene ha preso il palo esterno, c'è la Gallo che vorrebbe un appoggio, si addormenta, poi in qualche modo arriva De Silvestri, c'è Ljajic in mezzo, servito Ljajic che infila la palla in porta, è 1-0 per il Toro, il gol dell'ex, puntuale di Adem Ljajic, incredibilmente Torino in vantaggio. Avevo detto, il Toro ha bisogno delle punte e trova questo spazio per Belotti, poi la giocata è incredibile, quasi difficile da commentare perché l'assist... Ma l'ha fatto... Secondo te per De Silvestri? O l'ha no, toccata l'ha toccata, ah, ecco, guarda, infatti. C'è il rientro, guarda di chi? Perisic. Che va a dare questa palla a De Silvestri, che mette questa palla, lì Skriniar deve guardare prima Ljajic e secondo me... Ljajic verso la porta, si ferma, ce l'ha sul sinistro con la punta dentro da Iago Falche che è fuori gioco. Fuori gioco di Iago Falche. Bandierina su, Brozovic con spazio, può arrivare in zona tiro. Torna indietro il Toro, Brozovic ci arriva in zona tiro, addosso a Sirigu però. Tiro in porta dell'Inter, a salve. Infatti così è. Ljajic dentro l'area di rigore, girata per Handanovic che salva, forse tacco di De Silvestri. Sì. Se ho visto Ljajic, non ci va, ci va adesso, area di rigore, Ljajic, Ljajic, Ljajic! La palla è uscita e poi rientrata. De Silvestri finge il cross, poi lo fa partire col mancino, troppo alto per Belotti, Handanovic sale in braccio a Skriniar, quasi disturbandolo, non si parte D'Ambrosio, Brozovic dentro con l'esterno da Perisic, grande palla, Perisic in area! Non controlla un pallone abbastanza semplice sulla grande... Rafinha, scucchiaia dentro per Gagliardini, palla troppo difficile da ricevere. Brozovic pensa al cross col sinistro, troppo su Sirigu stavolta, poi Caramò va a colpire il portiere Granata, si fa col piede, poi Gagliardini, poi Caramò, al limite Caramò, pensa addirittura alla conclusione, non ha toccato Sirigu, come chiedono sì. Tutti. Secondo me sì. Sì, 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 infatti lo dice Meli, che corregge tagliavento, lo perde l'Inter, uomo partita Sky. Salvatore Sirigu. Super spot.